come fare l'Alessios Cake, giusto? Esatto. Cominciamo con quelli che sono gli ingredienti per una torta. Allora, 125 g di burro, 200 g di cioccolata fondente, eccola qua. La farina, eccola qua. Barilla. Prendiamo 125 g di burro e le proveremo per fare un bagnomaria insieme alla cioccolata. Che tagli te a pezzettini? Che taglio io a pezzettini, mi hanno ordinato. Spezzettiamo la cioccolata fondente. Quando è fusa la cioccolata insieme al burro, riporre la nostra bacinella su una superficie fredda. Amalgamare 150 g di zucchero insieme al rosso di 3 uova in maniera energica. Prendere il cioccolato con una presina fashion e arrovesciarlo nel composto piano, di uova. Pianino. In maniera progressiva. Buttiamo i bianchi d'uovo dentro questa bacinella. Sì. Prendere una frusta elettrica da utilizzare per montare il bianco dell'uovo. Sperando che funzioni. Sì, se funziona. In casa Lazzari funziona tutto. Visto? E si monta a neve. Quando il chiaro delle 3 uova è montato a neve, lo prendiamo e lo mettiamo nel composto di cioccolata. Dirvi come si gira? Si gira. No, si gira da destra, in senso orario, dall'alto verso il basso. Altrimenti il composto impazzirà. Come Alessio, capito? Può impazzire. Oltre ad essere già scemo di suo, vado a tagliare questo pezzo. Adesso prendiamo le mandorle, in questo caso le mandorle perché non avevamo le nocciole, esatto, e mettere nel composto. Puoi anche esagerare, potete anche osare, perché Alessio è osare, quindi anche la sua torta è osare, esatto. Mescolate con energia fino a quando risulta tutto ben impastato. Preparare il forno a 180 gradi. Inguriamo la teglia. Prendere la teglia, il burro e imburriamo la teglia. Mettere il composto nella teglia che abbiamo imburrato. Esatto. Senza sprecare nemmeno un grammo. Che dopo mangeremo comunque a cucchiaiate. Esatto. Ricordiamo che la torta Alice Cake contiene per ogni 100 g di prodotto una tonnellata di chilocalorie. Si prega quindi di consumare precedentemente a una settimana di digiuno acqua e pere, che favoriscono la pulizia di tutto quello che è il distretto intestinale. Anche le prugne. Anche le prugne, sì, no, ma meglio la pera.
preriscaldato a 180 gradi. Per qua. Dopo 20 minuti è possibile levare la torta. Si fa raffreddare e poi si prepara per la decorazione in superficie. Per la decorazione in superficie, mandorle. Qua. Poi zucchero a velo. That's what it's for.